Carissimi, ci soffermiamo un momento per farci aiutare dalla parola di Dio che abbiamo appena ascoltato a vivere con verità questo momento, che è il momento in cui celebriamo l'Eucaristia, momento in cui celebriamo il sacramento della cresima. Invochiamo per questi nostri cresimanti il dono grande che il Signore Gesù risorto ha in serbo per loro, il suo stesso Spirito, lo Spirito che procede dal Padre e dal Figlio e che è in noi, viene in noi per aiutarci a crescere, a maturare, a imparare sempre meglio a essere veri figli di Dio. E dunque, fratelli e sorelle tra di noi, io non siete degli sconosciuti per me. E allora vi ricordo soltanto quasi come un indice le cose che ci siamo dette. La prima cosa abbiamo detto così, che il Signore Gesù dice a ciascuno di noi questo: tu sei importante per me. Lo dico anch'io nei vostri confronti, carissimi. Voi, ciascuno di voi, tu sei importante per me. Ed è quello che dicono i vostri genitori, è quello che dice la comunità, le comunità cristiane a cui appartenete. Voi, cari giovani, cari cresimandi, siete importanti. Meritate che noi facciamo tutto quello che possiamo e dobbiamo nei vostri confronti, che mettiamo in pratica tutti i doveri che abbiamo nei vostri confronti, riconoscendo il singolare valore che è ciascuno di voi nella vostra realtà di persone che stanno crescendo, maturando, che hanno doti e riserve grandi in sé, che hanno bisogno di avere davanti progetti semplici e veri, verità, autenticità di vita. E poi abbiamo ricordato quello che tra poco avverrà. Abbiamo detto che il segno, il sacramento della confermazione consiste di alcuni elementi come un mosaico: le mani, la voce, il segno di croce, lo scambio della pace. Ci siamo soffermati, l'abbiamo spiegato, abbiamo ben compreso ciò che significano e che attraverso a questi gesti semplici il dono grande dello Spirito è a voi conferito. Tu sei importante. Te ne sei accorto?